allegri, sorridere, sorridere. L'elisir d'amore può essere suggerito in mille modi. Noi abbiamo creato una scenografia bianca che evoca chiaramente il teatro, non vuole essere altro che il teatro, lo spazio del teatro. Quindi questo elisir d'amore si sta facendo in teatro. Non abbiamo una pretesa verista, non potrebbe esserci una pretesa verista in un melodramma giocoso. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo. La musica di Donizetti non racconta nulla di veristico, racconta un gioco dei sentimenti, un gioco modernissimo dei sentimenti, e racconta un gioco dei sentimenti che è onirico. In quel corno son capace. E ci troviamo con questo ragazzo innamoratissimo che fa di tutto per conquistare il cuore di Adina e sente che in paese è arrivato un medico, un saggista, un grande dottore, e cerca di acquistare questo elisir d'amore che l'ha sentito cantare sempre da una storia che Adina canta spesso. Ascolto molto concentrato, deve raccontarvi una storia. Adina è fantastico per soprano, soprattutto vocalmente, ma anche come interpretazioni, perché ha tutte le caratteristiche. Adina è allegra, Adina è capricciosa, anche arrabbiata quando non va tutto come vuole. La storia del melodramma italiano si fonda su due innamorati, un lui e una lei, ostacolati da un terzo, sempre. Re, il potere, l'amante, l'amore impossibile e così via. In questo caso, in sostanza, l'ostacolo non ci sarebbe. È Adina che lo inventa, è la protagonista di Elisir d'amore che inventa l'ostacolo. Inventa Belcore. A Belcore è fondamentalmente un suo burattino sentimentale, un suo pupo sentimentale. Allora, scusate. I movimenti devono essere più netti. E poi anche il passo sul battere, pam 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 pam, fa più marziale e movimenti decisi, tronfi di uno che vuol fare il grande generale invece soltanto un sergente.
core, questo sergente sbruffone, smargiasso, che arriva in questo villaggio, incontra così il suo amore, subito di primo impatto vede la bella Dina, questa diletta villanella, e si invaghisce subito e incomincia a corteggiarla. Come parri te vezzoso, forse come alla più bella mia diletta villanella. E cerca di conquistarla porgendole un bellissimo fiore, proprio come Paride Vezzoso porse alla sua bella, appunto fa riferimento alla storia mitologica di Elena di Troia che viene scelta e il pomo della discordia. La discesa è ancora marziale, perché sono tre passi, no? E tu li fai d'altronde, 1, 2, 3, poi da qua in poi le mani sono le mani che ti tirano verso lei. Dopodiché la spada, capito? Cioè sì. Questa cosa è come se fosse la tua sicurezza, il fatto di il tuo appoggio definitivo che ti protegge da tutto. Forse mai come io t'amo che più tardi arrivi idol. Se lo vivo, più non affatto, un pentino di sorgevo. Ma è felice se la cena vi sperate la vita. Gaetano Donizetti e Felice Romani creano in Adina un personaggio moderno che ha una consapevolezza. L'amore è passione, senza complicazioni non è nulla. Allora il gioco è rendere complesso il telaio dell'amore, perché la donna moderna, la donna romantica incarnata da Adina, sa che l'amore non è in ciò che abbiamo, ma è in ciò che ci manca. L'amore senza dubbio, uno, è un capolavoro. Secondo, è l'opera più solare forse di tutta la lirica, non soltanto di Donizetti, ma anche delle Adi, Rossini, Bellini, Verdi, eccetera. Veramente solare. Cioè, questo villaggio chiaramente italianissimo in cui si svolge l'azione, lo vedi, lo senti inondato di sole, perché è la musica stessa che ti fa sentire questo sole d'Italia. Thank you.
Donizetti adorava i cori e ci sono alcuni cori che sono onnipresenti nell'opera di Donizetti. Qui addirittura, essendo un villaggio, il coro è fatto da tutti coloro che abitano il villaggio e ha esattamente la stessa funzione di commento del coro greco, Mutatis Mutandis naturalmente, messo anche fra l'altro in un'opera comica, però qui il coro davvero si muove, sono dei paesani che operano e ognuno di loro ha la sua ragion d'essere. Dulcamara è questo, diciamo, imbonitore che a un certo punto della storia compare come un deus ex machina e piomba in questo paese con la sua carovana di artisti, acrobati, e cerca di vendere un elisir che in realtà non esiste, un elisir che pretende di guarire ogni malanno, ogni mal d'amore, qualsiasi problema. Secco. Arrustici, attenti, non fiatate. Io già suppongo, immagino, par di me sappiate. Io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara. Il seguito di Dulcamara, che irrompe nel villaggio Elisir d'Amore, nel villaggio interiore, direi, dell'Elisir d'Amore, è un seguito fatto di giocolieri, di acrobati, di persone che fanno cioè capo ad un virtuosismo fisico, ad una abilità tecnica del gioco e lo dichiarano. Il lavoro svolto sui cantanti fa capo proprio a questo desiderio di abilità fisica, di abilità interpretativa. E muove i paralitici, spendisce gli apoplettici, gli asmatici, gli asfittici, gli istanici, i diabetici, guarisce gli impanniti, di ricorda, questo non l'ho detto nemmeno a Simo, isterico è chi è? Quindi, non so, puoi anche caricarlo, se no diventa sempre lo stesso colore. Da bravi giovinotti, da bravi giovinotti, da bravi comprate il mio specifico per pochi o velo. E muovi farallitici, spettisce gli apoplettici, gli asmatici, gli asfittici, gli asterici, i diabetici, guarisce gli infannititi, che scappo le rachitiri, che sino il mal di fegato, che coda di vento. Miabile per i cimici, miabile per il fegato, guarisce i paralitici, spettisce gli apoplettici, comprato il mio specifico, quei giovani donzelle, quei giovani galanti, e non ti ovvero do. Avanti, avanti, belle, avanti, avanti, famoli, comprate il mio specifico, per